tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Furto in un ristorante a Sassonia di Fano, valore del bottino 20.000 euro. I servizi di integrazione per disabili stanno per essere soppressi, l'allarme dell'ex assessore ai servizi sociali Davide Del Vecchio. Fanno sempre più smart, un codice leggerà le informazioni sui principali monumenti cittadini. Un cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai titoli. Un furto è stato messo a segno nella notte fra martedì e mercoledì scorsi in un ristorante nella spiaggia di Sassonia. Dopo un primo tentativo in una vetrata più piccola sono riusciti a distruggerne un antisfondamento. Si sono introdotti nel locale, hanno asportato tutto ciò che conteneva la cassaforte e poi sono fuggiti indisturbati. Questa volta i ladri hanno preso di mira il ristorante Chisei a Sassonia di Fano. Ad accorgersene è stato il titolare quando mercoledì mattina intorno alle 10.30 si è recato al ristorante per eseguire lavori di manutenzione ordinaria, ma pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. Nella nottata qualcuno si è permesso di entrare, sfondare i vetri e rubare dentro, anche perché qui agiscono indisturbati, non ci sono telecamere come hanno già messo a San Lazzaro e altri posti di Fano, non c'è sorveglianza, non c'è nessuno, è pieno di gente sotto i giardini a gara, come ho già detto in precedenza, che bevono, litigano, abbiamo già avvisato le autorità anche gli anni passati, ma nessuno si è fatto vedere. E niente, questi sono i risultati. Che cosa sono riusciti a rubare? Hanno portato via dei soldi dalla cassaforte, hanno portato via un computer portatile. Fortunatamente altri danni non li hanno fatti, oltre a quelli che già vedete con la telecamera. Tra la refurtiva e i danni che hanno creato la struttura, siete riusciti a quantificare più o meno il danno? Sì, perché la struttura questa è nuova, perciò sappiamo già quanto costa con i prezzi attuali, è sui 5-6 mila euro di danni, più una ventina di mila euro in soldi. Una tirata d'orecchi alla giunta del sindaco Seri arriva dall'ex assessore ai servizi sociali Davide Del Vecchio, che denuncia la soppressione dei servizi di integrazione per disabili. Sono indignato. I servizi sociali alla persona, da decenni fiore all'occhiello del comune di Fano, con prestazioni uniche per promuovere una cultura sulla disabilità, stanno per essere soppressi. Così il consigliere comunale di Insieme per Fano, Davide Del Vecchio, che denuncia la scelta della giunta Seri. Sono indignato perché l'amministrazione comunale, la giunta, questa giunta di sinistra, ha tagliato in maniera molto pesante tutti i servizi nel sociale, nel particolare tutte le borse lavoro per i ragazzi diversamente abili e soprattutto ha tagliato una fetta del fondo che va al centro Itaca, il nostro centro, il fiore all'occhiello di Fano, che è proprio vicino all'aeroporto. E ovviamente comunicandoglielo adesso che è maggio, ma un fondo che manca da dicembre, quindi 5 mesi sono stati zitti, adesso è arrivato maggio, non capisco perché c'è stata questa comunicazione che si voleva ovviamente tenere nascosta. Ma non è finita qui, dice Del Vecchio, infatti per quanto riguarda le 90 borse lavoro e di integrazione sociale per diversamente abili che sono programmate con contratti trimestrali e semestrali rinnovabili, in data 30 aprile è stato comunicato alle famiglie dei ragazzi che sarebbero state soppresse dal 1 maggio. Dopo le proteste delle famiglie sono state solo in parte prorogate di un solo mese, proprio sino alla data delle elezioni. Inoltre, prosegue l'ex assessore, anche il servizio alle serre, fiori e piante della zona aeroporto in via San Michele è sospeso al 31 maggio e nient'altro ci è dato sapere. Credo che sia molto grave perché in questa città c'è sempre comunque stata una grande sensibilità verso la solidarietà e tantissimi servizi di integrazioni per le persone che sono diversamente abili. E quindi da questo punto di vista è molto ricca la nostra città. Mi spiace vedere, per questo sono indignato, che venga tutto buttato all'aria facendone poi alla fine una questione di qualche soldo, perché non parliamo di cifre enormi sul quale
non dover contare. Del Vecchio ha presentato oggi una mozione per chiedere al Consiglio Comunale non solo di ripristinare i servizi, ma anche di avere responsabilità e senso civico. La cultura sulla disabilità, ha concluso, è una questione seria e non può essere usata per le elezioni regionali né per le poltrone della sinistra che governa la città. Per scelte politiche, perché alla fine sono scelte politiche, di fare una cosa piuttosto che un'altra, si vanno a penalizzare i diversamente abili e questo francamente mi indigna molto. Non verranno soppressi ma modificati, a ribattere Del Vecchio l'attuale assessore ai servizi sociali Marina Bargnesi, che pone l'accento sui tagli ingenti da parte della regione. Diciamo che mi sorprende il servizio che è stato fatto oggi, le comunicazioni del consigliere Del Vecchio, perché lui è a conoscenza di un cambio epocale in ambito di welfare nella regione Marche, perché è stato fatto un taglio di 29 milioni di euro, però nonostante questo, che colpisce tutti i comuni e tutti i servizi della regione Marche, noi abbiamo cercato di mettere a disposizione dei fondi del comune di Fano per far fronte ai tagli regionali e quindi non verranno soppresse le borse lavoro, non verranno soppressi i servizi, c'è stata una riformulazione del tariffario regionale sui centri semiresidenziali e residenziali, questo ricomporterà una verifica, ecco, della offerta, ma assolutamente è una priorità per noi. E torniamo a parlare della bandiera blu. Nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato che è stata riconosciuta a tutte le acque di bagnazione proposte dal Comune di Fano. Oggi gli assessori al turismo Stefano Marchegiani e all'ambiente Samuele Mascarin hanno fatto alcune precisazioni. Non sono stati proposti, dicono, quei pochi tratti di costa che non sono classificati come eccellenti, perché senza questa caratteristica non è possibile concorrere al riconoscimento della bandiera blu. Tuttavia, in nessuno di questi tratti è vietata la bagnazione. In particolare sottolineano che le acque del Lido sono classificate come buone e di conseguenza non c'è da allarmarsi. E parliamo sempre del comune di Fano, perché da oggi cittadini e turisti potranno avere informazioni sui principali monumenti grazie ad un semplice codice a barre. Vediamo di che cosa si tratta. Oltre 50 insegne metalliche presenti nei principali monumenti del centro storico di Fano saranno utili per fornire informazioni di base come il nome dell'edificio, l'eventuale progettista e il periodo storico di riferimento. Questo sarà possibile grazie a un nuovo progetto che consiste nell'applicare particolari adesivi di 10 cm per 10 sui pannelli illustrativi già presenti. Attualmente ne sono stati collocati 5 detti QR code nelle insegne delle tombe malatestiane dell'ex chiesa di San Francesco, dell'Arco d'Augusto, Porta della Mandria, Duomo e Rocca Malatestiana. Entro il 2015 poi saranno installati in 25 monumenti cittadini. Questo è un piccolo passo verso l'applicazione digitale nel settore turistico. Ci sembrava importante arricchire un po' le nostre insegne monumentali, che hanno delle informazioni statiche, con un'informazione adesiva dinamica. E la vera novità io credo che sia il passaggio in lingua, perché c'è in inglese, in francese, in spagnolo e in tedesco. I primi a sperimentare quindi saranno 160 tedeschi provenienti da Rastatt, ospiti della città di Fano per il trentennale del gemellaggio. Le informazioni turistiche invece sono state fornite dalla banca dati La Valle del Metauro, presente per l'associazione ambientalista argonauta Enrico Tosi. Attualmente la nostra banca dati comprende un numero elevatissimo di schede e immagini ed è questo l'elemento più caratterizzante rispetto ad altri progetti simili, perché di QR code ce ne sono un po' dappertutto. Però, ecco, è il nostro, ripeto, caratterizzato dal fatto che sono oltre 7.000 schede elaborate da specialisti delle varie materie dalle quali poi si può ricavare il materiale per, sintetizzato ovviamente, per questi QR code. Il procedimento è semplice: come prima cosa sarà necessario scaricare gratuitamente l'applicazione QR scan o scanner oppure QR reader, poi inquadrando con la fotocamera del proprio cellulare o tablet sarà possibile accedere immediatamente a pagine web che contengono schede sintetiche che illustrano il monumento e che rimandano a schede più ricche e dettagliate contenute nella banca dati La Valle del Metauro. Coinvolti nel progetto anche gli studenti del Battisti, che hanno tradotto le informazioni in 5 lingue. Semplicemente dovevamo parlare, quindi descrivere in poche righe, in meno di un minuto,
cosa, i fatti salienti, le cose più importanti sul monumento scelto. Questo progetto comunque si è reso partecipi nella vita attiva della città perché ci ha responsabilizzati anche dato che appunto abbiamo potuto sperimentare le nostre abilità linguistiche e ogni alunno comunque sia stato appunto felice di poter contribuire e fare la sua parte. E secondo uno studio realizzato da un laboratorio di ricerca di Urbino, tutti i comuni che sono serviti da AZ S.p.A. sono soddisfatti dei servizi forniti dall'azienda fanese. Eccellente la raccolta differenziata a domicilio, ma criticità nei servizi di pulizia delle strade e delle spiagge. È quanto emerge da uno studio presentato al Tag Hotel di Bellocchi, affidato da AZ S.p.A. a Customer Satisfaction Aid. Si tratta di un laboratorio di ricerca dell'Università di Urbino che ha diffuso per posta 2000 questionari anonimi, ricevendo 390 risposte. Dai dati diffusi risulta che l'85,3% dei clienti domestici e quasi il 74% delle imprese fanesi sono soddisfatti della raccolta dei rifiuti a domicilio effettuata da AZET. Il trend è analogo anche negli altri 17 comuni serviti dall'azienda pubblica. Dopo 2 anni dall'ultima intervista e quindi dei questionari somministrati ai nostri utenti abbiamo rilevato un'elevata soddisfazione, quindi si ripete anche quest'anno lo stesso livello di gradimento per i servizi forniti da AZET agli utenti del territorio. Grande partecipazione anche a questo incontro. Sì, devo dire che i sindaci e gli amministratori, quindi nelle figure degli assessori e dei tecnici comunali, hanno percepito la necessità di condividere con l'azienda tutte quelle che sono sia le parti positive ma anche le istanze e i miglioramenti da attuare sul territorio, individuando in maniera condivisa e cooperativa tutte le attività che l'azienda AZET può fare non solo per Fano ma anche per gli altri soci. Quindi per questo è stato istituito il focus group. Sulla raccolta di differenziata si chiede di aumentare il numero dei contenitori disponibili. Il porta a porta dell'organico è apprezzato, mentre per il materiale secco si ritengono necessari contenitori più grandi. Le imprese invece chiedono di migliorare la raccolta del vetro. I cittadini di Fano in particolare chiedono maggiore sorveglianza e sanzioni per chi non rispetta le regole e il decoro urbano, mentre ai comuni soci di migliorare lo spazzamento delle strade e aumentare l'informazione sul recupero e sul riuso dei rifiuti. Questi dati sono stati illustrati dalla presidente Capodagli insieme a Roberta Bartoletti e a Lella Mazzoli dell'Ateneo Urbinate. Il direttore del centro di ricerca Larica ha spiegato che l'indagine conferma l'importanza della comunicazione con i cittadini e con i comuni soci di AZET. Questa indagine mette in evidenza che c'è molta attenzione, però ce ne vorrebbe molta di più, perché l'obiettivo che credo una società civile si debba porre è quello di arrivare a una differenziazione, non dico del 100% perché probabilmente è un obiettivo irraggiungibile e per raggiungere gli obiettivi devono essere raggiungibili e quindi bisogna lavorare ancora. Però devo dire che questo territorio, l'abbiamo visto anche dal focus di stamattina, è molto attento a questo problema e devo dire che AZET è stata premiata, è stata promossa dalla maggior parte delle persone che sono qui intervenute, quindi comunicare questa tematica credo che sia centrale per la nostra società. E sempre AZET S.p.A. aderisce allo sciopero nazionale del settore pubblico di igiene ambientale, proclamato per lunedì 25 maggio. In questa data è previsto il regolare svolgimento dei servizi, quindi nelle zone in cui è attiva la raccolta domiciliare, gli utenti dovranno depositare i rifiuti come previsto da Ecocalendario. AZET non potrà garantire la presenza di tutti gli operatori, pertanto chiede la collaborazione dei cittadini a riportare il rifiuto in casa qualora non venga ritirato entro la sera. Si svolgerà domenica prossima l'evento Camminando con Don Orione, prima marcia podistica amatoriale per l'handicap. Il ricavato invece sarà devoluto a Casa Serena, una residenza che accoglie donne e ragazze in stato di disabilità. Un fine settimana di festa in occasione di due eventi in particolari molto importanti per la famiglia religiosa di Don Orione, appunto l'anniversario della canonizzazione e il centenario della fondazione della piccola opera missionaria della carità, alla quale le suore di Casa Serena fanno parte.
Il programma inizierà nella giornata di sabato? Il programma inizierà sabato alle 18 con la messa al Gentili, al Don Bosco, e proseguirà appunto domenica con la marcia. Per quanto riguarda la giornata di domenica, a che ora sarà l'appuntamento? Allora, l'appuntamento sarà alle 10, alle 10 inizierà la marcia con un discorso del parroco di Bellocchi, Don Giuseppe, poi inizierà appunto alle 10 la marcia per le vie di Bellocchi per un percorso di circa 3 chilometri. Una marcia che comprende varie persone e varie associazioni? Assolutamente sì, ovviamente in primis le ragazze di Chiesa Serena, poi i volontari ovviamente e altre associazioni vicine appunto all'handicap, diciamo, che sono l'Unitalsi e tante altre. Se qualcuno volesse partecipare fa ancora in tempo? Allora, le iscrizioni erano fino al 10 di maggio e abbiamo raggiunto già il limite di 250 iscritti e questo è un ottimo risultato, però ovviamente chiunque vuole partecipare è ben accetto. Il ricavato invece? Il ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza ovviamente alle opere di Casa Serena. E dopo il successo del premio letterario Laurentum del dicembre scorso, con premiazione al Quirinale, il poeta dialettale fanese Elvio Grilli ottiene un altro prestigioso riconoscimento. La giuria del premio letterario Voci, città di Abano Terme 2015 comunica infatti che la poesia Tel Campo 58 è risultata vincitrice della sezione Poesia in dialetto. E adesso parliamo di un altro fanese, un artista presente nell'ultimo film di Matteo Garrone, il regista di Gomorra, che oggi presenterà in anteprima a Cannes la pellicola Fantasy Tale of Tales. Andrea Giomaro dell'Associazione Culturale Fanese Ego Film, la stessa che ha realizzato in dialetto fanese Gli Sbancati, si è occupato delle mostruose creature utilizzate da Garrone per il racconto dei racconti. La Proloco di Fano invece ha presentato il suo bilancio, ma anche il ricco programma di appuntamenti che prevede feste di quartiere, eventi ludici e culturali. Il servizio di Lino Balestra. Con l'approssimarsi della stagione estiva, la Proloco di Fano ha presentato il programma di manifestazioni ed eventi 2015, che da questo mese di maggio fino ad agosto saranno l'asse portante dell'estate. Nella sede di quella che possiamo definire la madre di tutte le associazioni, la cooperativa Tre Ponti, il suo presidente Etienne Lucarelli, alla presenza di amici, soci, sostenitori e tutte le associazioni della città che collaborano in tutti gli eventi, ha orgogliosamente mostrato il pieghevole coloratissimo che ben spiega date e tipologia di evento, sotto gli occhi anche attenti di assessore e sindaco. Suddivisi in due grandi blocchi, feste campagnole ed eventi culturali, appuntamenti diventati ormai dei capisaldi si alternano a qualche novità, come la festa della musica europea a giugno, a tutta birra sempre a giugno, confermatissimi invece in giro per Fano ad agosto e la festa della Crescia Matta a luglio e nonché il paese dei Balocchi. Quest'anno abbiamo deciso come Proloco di promuovere gli eventi nella città di Fano per tutte le associazioni che aderiscono a questo progetto della Proloco, così proprio con questa locandina che riporta all'interno tutti gli eventi suddivisi in eventi culturali e feste campagnole. Le feste campagnole sono quelle che appunto richiamano agli eventi di quartiere dove abbiamo orchestre in stile da mangiare campagnolo, e gli eventi culturali invece sono tutti quegli eventi che faremo all'interno della città di Fano che richiamano alla storia, alla cultura, alle tradizioni della nostra città. Nell'occasione è espletata anche l'approvazione del bilancio della Proloco, che ammonta a 111.173 euro, di cui 75.000 spesi in progetti e 29.000 in beneficenza. E per l'informazione è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.